Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi con il mazzo di Mega Rayquaza come sfondo andremo ad aprire un box di 36 bustine dell'espansione Spada e Scudo. Sì ragazzi, ebbene sì, vi voglio portare questo bellissimo box. Guardate che bello. Voglio aprirlo tutto qua sul canale, tutti e 36 pacchetti. Bellissimo. Ok, direi di aprirlo immediatamente senza rovinarlo. Ecco qua, guardate che bello. Bellissimo. Non vedo l'ora di aprirlo. Allora, io direi di fare una cosa. Dividiamo il video in due parti, se no diventa veramente troppo lungo. Apriamo i primi 18 pacchetti oggi e i restanti direi di aprirli la prossima volta. Ok, mettiamoli qua e che la fortuna sia con noi, direi di iniziare. Allora, partiamo subito. Primo pacchetto. Io ragazzi metto a fuoco molto vicino per mostrarvi le carte. Voi vedrete sfocato dietro, ma per ora non ci interessa. Poi a fine video andremo a rimettere a fuoco sullo sfondo per vedere il bottino. Allora, codice in omaggio per voi e solito trick. Direi di iniziare. Energia lotta, BC Rotom, Drizzle, Bisharp, Gossifleur, Silicobra, Yamper, Krabby, Kufant. Abbiamo come reverse Wooloo e come rara abbiamo Noctowl. Normale. Bene, primo pacchetto. Non abbiamo trovato niente, non importa. Ne abbiamo ancora tantissimi. Secondo pacchetto. Questo era bello solido. Chissà che si nasconda qualcosa. Oh. Trick. Energia fuoco. Che bella. Con questa energia, appunto. Ecco, le carte energie mi piacciono tantissimo perché danno proprio il senso di energia. Linum di Galar. Scambio di energia. Bisharp. Mewile, Ponyta di Galar ovviamente, Sobble, Maractus, Mudbray, un altro Ponyta di Galar, reverse e oh, attenzione di già al secondo pacchetto, abbiamo una carta V, Snorlax V, molto bene, molto molto bene. Non è male come carta, eh. Mettiamola qua. Terzo pacchetto di Snorlax Gigamax. Andiamo ad aprire. Ok, codicino. Che bella che è quella carta. Snorlax V è veramente molto bella. Energia Psico, Hitmonchan, Mega Ball, Linum di Galar, Rayearn, Roselia, Ferroseed, Krabby, Zigzagoon, Cinchou e Sandaconda. Raro. Ragazzi, nel frattempo vi chiedo un grosso favore che mi aiuta. Supportate il canale con un bel like e se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivervi. Questo è il codice. Così non vi perdete i prossimi video spacchettamenti e potete
acchiapparvi per primi i codici che vi regalo. Vi consiglio anche di cliccare sulla campanella in modo da attivare le notifiche, così appena esce un video spacchettamento voi siete i primi e vi aggiudicherete sicuramente i codici. Abbiamo un Tuaki Reverse e, come rara, un'altra carta avvia. Attenzione, chi sarà? Attenzione, Celebi! Celebi V, che bello! Che bello! Ecco, questa mi mancava. Questa veramente è una delle mie carte V preferite. È bellissima, mi ricorda un sacco il film su Celebi. Non so perché, mi fa venire in mente quel film. Lo mettiamo qui. E prossimo pacchetto, Zamazenta. Speriamo ci porti fortuna. Allora, codice, il regalo, solito trick che ormai anche voi avrete imparato. Ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel like per questo box. Se ne volete altri, vi chiedo di spaccare il pulsante dei like, così che io possa portarvi altri box da aprire. Un bel Cinderace olografico, molto bella, l'olografia reverse delle nuove carte, mi piace veramente tanto. E qui abbiamo un Sandaconda Holo, che bella, molto bella. Mettiamo qua dietro e si va avanti. Ragazzi, io ovviamente punto a Zacian Gold, speriamo. Codice, speriamo di trovarlo, perché è una carta veramente ricercata e anche molto 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 bella. Molto bella, devo dire. Non so se l'avete già vista, penso proprio di sì. Abbiamo un Drapion Reverse e, attenzione, Durant. Ecco, questa non l'avevo. Durant, rara, normale, mi mancava. Però non mi piace molto, è un disegno molto stilizzato, molto approssimato, non so, molto minimalista sicuramente. Ma non mi piace. Ok, codice. Tutti i codici, ragazzi, ve li regalo, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi i miei video spacchettamenti, così da avere anche i codici come regalo. Abbiamo un Pokégear 3.0 Reverse e, come rara, Cloyster, normale, ci sta, dato che abbiamo trovato una marea di roba per fino adesso. Però ecco, non deve fermarsi qua, anzi deve continuare. Codicino per voi. Energia elettro, Ferrotor, Rabut, Bacca Prugna, Ponyta di Galar, Cottonee, Scorbunny, Silicobra, Yamper, Iperpozione Reverse e, come rara, un Cincinno normale. Va bene. Andiamo avanti alla ricerca del nostro Zacian Gold. Speriamo vivamente di trovarlo. Fatemi sapere voi nei commenti se siete riusciti a trovarlo, se l'avete
sono molto curioso. Noto che non se ne trovano molti in giro, anzi è molto difficile da trovare, quindi bisogna essere molto molto fortunati. Come rara abbiamo un Bontland. Olo, che bella. Molto bella. Mettiamola qua di fianco a Sandaconda. Stanno per finire i pacchetti e a questo punto devo dire che è il momento di trovare qualcos'altro, no, ragazzi, eh? Sono un po' pochine le cose a questo punto del video che abbiamo trovato. Molto bello questo Rhydon, non trovate? Mi piace veramente tanto. Eldegoss, Mincino, Cinchou. Krogant, Meo di Galar, Scorbunny, Seaking, Reverse e Cloyster, ancora, normale. Che noia, che noia. Noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Dai ragazzi, su. Non è possibile che sia tutto alla fine. Abbiamo trovato veramente poco. Veramente poco, poco, poco. Troppo poco, oserei dire. Nemmeno una holo interessante come ricerca accademica o Mary, cioè, impressionante. Come rara abbiamo Moonsdale, normale. Vabbè. Oggi mi sa che non siamo fortunati. È un peccato, devo dire, perché io contavo proprio su questo box per trovare le carte che mi mancavano, ma le carte che mi mancano non vogliono uscire. Dai, Cinchou reverse. Inteleon Holo, ecco questa. Non la ho. Quindi mi va bene. Mi va bene. Siamo già a 3 Holo e 2 carte V. Spero in qualcosa di più, ovviamente, eh. Energia psico, Quillfish, scambio di energia, Dottler, Globopus, Gastly, Rockidee, Sizzlipede, Snom, Sinistia Holo e come rara un Lantern normale. Così non va affatto bene. Mancano 4 pacchetti, oltre a questo qua. Sarà tutto qui? Ma chi lo sa. Energia metallo, piatto di metallo, Velox Ball, Mantine, Glipbug, Goldin, Yamper, Scuropi, Globopus, Rockidee, Reverse e Tevul normale. Ma che cos'è? Un box fallato? Ma non è possibile. Non è possibile. Non esiste. Cioè, fallatissimo. Troppo fallato. Energia acqua. Tiuki, blocco amici. Baccacedro, Blipbug, Baltoi, Ulu, Joltik, Saladin. Kingler, Holo, reverse e ho un'altra V. Un'altra V, spero non sia Morpeko. Tapu Koko! Che bella! Che bella carta! Ecco, devo dire, anche se fino adesso ne ho trovate solo tre, ma ho trovato tre carte che veramente mi piacciono tantissimo. Guardate che bella! È bellissima questa carta, ragazzi! Veramente bellissima!
Molto molto bella. Ok, allora, no, tu devi stare qua insieme agli altri. Ultimi tre pacchetti. Iniziamo da Lapras Gigamax, che la fortuna sia con noi. Codicino. Ok, energia elettro. Andiamo avanti veloci, che sennò il video mi dura un'eternità. Grookey reverse e Morpeko normale. Non mi fa impazzire. Ultimi due pacchetti, Snorlax Gigamax. Uno, due, tre, quattro. Andiamo veloci, che mi dura un'eternità, se no ragazzi la videocamera mi si surriscalda e poi si spegne, è un casino. Roselia reverse e come ultima carta, che bello. Ninetales mi piace tantissimo, però è rara normale purtroppo. Ma questo artwork mi piace veramente tantissimo. Veramente, veramente tantissimo. Allora, manca la carta gold, manca la full art, mancano un sacco di cose. Com'è possibile? Non lo so. Ma a noi manca questo pacchetto. Vi ricordo che gli altri 18 li aprirò nel prossimo video. Ultimo pacchetto di Zacian, che sia una coincidenza? Non lo so, andiamo a scoprirlo. Spero di sì. Spero che qua dentro si nasconda Zacian Gold. Ok, ragazzi, ultimo pacchetto, sono abbastanza teso, speriamo di trovare qualcosa di raro, una Mega Ball reverse e è una carta allenatore, spero sia Holo. Oh, ricerca accademica Holo, ragazzi, meno male, questa carta è veramente forte. E quindi è molto usata. È un'ottima carta, un'ottima, veramente un'ottima carta. Bene, ragazzi, questo è il bottino di questi 18 pacchetti. 7 carte su 18 pacchetti, 7 carte interessanti. Ve le faccio rivedere. Ricerca accademica. Eccola. Tapu Koko V, bellissima. Inteleon Holo, molto bella anche questa. Bolton Holo. Sono carte tutte molto belle, devo dire. Sandaconda. Celebi V, molto bella, mi piace veramente tantissimo. E il nostro amato Snorlax. Ok, ragazzi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video, dove apriremo altri 18 pacchetti dell'espansione Spada e Scudo. Io vi invito a iscrivervi al canale, di condividere il video e di lasciare like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo spacchettamento. Ciao ragazzi e buona fortuna!